De Gasperi, che è stato il più grande statista, ne ha fatto 8. Qui c'è gente che da 25, 30, 35, 40 anni, Fassina e sua moglie a 20.000 euro al mese, sono lì da 40 anni, D'Alema da 38 anni, Violante da 27 anni, non gli abbiamo dato la delega eterna. Poi parlano dei giovani, dove i giovani? I giovani, abbiamo dei premi da 75 anni che vanno in televisione a dire ho letto su Google, Google, perché Google ha scritto le anime morte, che è la storia della loro vita, non riescono a capire quello. E allora il ricambio dov'è? Stai lì tutta la vita, E poi abbiamo detto una cosa, secondo me, che è la base della democrazia, è la preferenza del voto. Se la gente non vota, chi ha votato qui? Chi sono questi qui? Chi ha votato i 1000 parlamentari che ci troviamo lì? Noi no. Quindi la sovranità popolare della Costituzione non c'è più. Sono stati nominati da 5 segretari di partito. Chi sono questi qua? Ma lo capite? Stanno in vita questi partiti perché li finanziamo con le nostre tasse senza dire niente, contro un referendum che abbiamo fatto per i finanziamenti dei partiti, hanno cambiato le parole, quindi la semantica invece di finanziamento hanno detto rimborsi elettorali, e quei rimborsi elettorali fino ad oggi si sono presi tutti i partiti 1 miliardo di euro. Guarda che 1 miliardo di euro è una cifra epocale, 1 miliardo, e a noi chiedono i sacrifici. Salve a tutti, mi chiamo Maria Pantera, ho 24 anni, sono di Giacomo e lavoro. Sinceramente non mi è mai capitato di partecipare a un evento del genere, o comunque a un movimento avvicino politico. Ovviamente non sono la colonna portante di questo movimento, però nel mio piccolo spero di contribuire ad aiutare loro che si affermano maggiormente. Contrario, per 2 anni faccio il barista e cercherò di occuparmi magari della parte che riguarda i giovani, il contatto con i giovani, in quanto a me piace anche la musica suonare, quindi cercherò di trattare appunto questo argomento assieme a loro e assieme a tutti gli altri argomenti che andremo a toccare. Saluto. Ciao a tutti, io sono Cristian Mizzotto, mi volgiate da più o meno 4 anni e la cosa che mi preme proprio trasmettervi è che da 4 anni a questa parte, che sono in questo comune, cioè proprio sono decisamente innamorato della mia città e sono sceso in campo proprio per poter trasmettere alle persone questo amore che ho per il nostro paese. La cosa che mi sta più a cuore è l'ambiente. L'ambiente e soprattutto l'oro blu che adesso va tanto di moda e che vorrebbero portarci via, quindi c'è appunto l'acqua, con alcune iniziative che insomma brevemente cerco di spiegarvi. Fatto per incominciare l'ambiente, quindi c'è proprio dal basso la raccolta differenziata, ma a partire quindi dalle piccole cose, quindi installare per tutto il paese dei piccoli cestini che abbiamo anche visto ma funzionano e ci sono, dove c'è proprio si può già dividere lì e può già farlo il ragazzino senza dover pensare a chissà quale grande marchingegno. Quindi c'è proprio già differenza dei rifiuti, quindi la carta di caramella piuttosto che la lattina, piuttosto che il pacchetto di plastica delle patatine, e installare per tutto quanto il paese in modo che comunque già si possa sensibilizzare la popolazione verso questo tipo di cose. Poi ok, c'è il grande progetto della pista ciclabile. Vi ricordo che in quel progetto abbiamo 4.700 metri del tracciato della vecchia ferrovia, e lo dico molto sinceramente, io lavoro per la Ferrovia Nord e sarebbe molto molto bello riavere la ferrovia che collegava Como con Varese, te lo dico molto sinceramente da dipendente, non succederà mai, nel senso, purtroppo questo non succederà mai. Però possiamo riappropriarci di questi 4.700 metri. Dare per esempio un appalto alla sorella di suo cugino, gli altri lo sanno, lo mettono in rete e dura 24 ore, lo saprebbe tutta la popolazione. Questo strumento della rete, guardate che è la rivoluzione, perché prima non c'era, non si poteva fare, noi la usiamo, ci siamo dentro per i progetti, per fare tutte queste cose, quindi rubare diventa improponibile.
o hai una credibilità in rete, o hai una reputazione in rete, se no non ci puoi stare. Io che ho il blog, ogni giorno mi arriva, dal primo giorno di 6 anni fa quando ho aperto il blog, tutta la mia vita in 24 ore si è riversata in rete. Tutte le mie cose, dall'incidente al fatto che... tutte le mie cose di una vita di 60 anni, 40 anni di lavoro, non avevo niente di drammatico da nascondere, quindi io ho accettato benissimo, ma viene fuori tutto. Quindi con la rete che ti controlla non puoi rubare. Puoi rubare quando ti controllano le autorità e i garanti, perché sono messi da loro per farsi controllare. Quindi passo la parola adesso al candidato portavoce della lista, sindaco, che è il candidato. Essere venuti qua, io sono Paolo Marco, ho 25 anni, sono perito elettrotecnico e quello che più mi sta a cuore è l'energia, parlare dell'energia a tutta la gente il più possibile. D'accordo con tutti loro, noi siamo contrari al petrolio, all'energia nucleare e al carbone. Vorremmo che in Italia, visto che la possiede, utilizzi l'energia del sole, l'energia del vento, l'energia dell'acqua e anche del mare. Del geotermico, sì, del calore della terra. Purtroppo in Italia sappiamo che ci sono tanti sprechi. Io non so se voi lo sapete, una casa costruita a Oggia de Comasco negli anni 70-80 per riscaldarsi spreca più dell'80%. Per cui per noi è importante portare a conoscenza la popolazione che se si fa un cappotto, se si installano pannelli solari, se si punta sul geotermico, riusciranno ad avere una diminuzione dei consumi, per cui non essere così tanto attaccati al petrolio, così tanto essere attaccati a queste grandi multinazionali che ce lo danno. La democrazia parte anche da questo. Avere un fotovoltaico sul mio tetto vuol dire che io posso produrre elettricità. Averlo su tutti i tetti di Oggia de Comasco vuol dire che noi possiamo produrre elettricità, che noi democraticamente diciamo no al petrolio, no all'energia carbone e no al nucleare. Sono Francesco Cigliello, ho 23 anni, sono di San Fermo, appunto abbiamo colto l'occasione, visto la presenza di Beppe e degli altri ragazzi di Oggiate, per presentare anche la nostra lista. Noi avremo la presentazione il 12 di questo mese, presentazione ufficiale. Sono candidato consigliere a San Fermo, perché non è mai ci lavoro. Un attimo, dopo lo scrivo. Io prima in realtà sono disoccupato al momento. Io sono laureato in biotecnologie mediche, però considerando appunto come siamo assolutamente poco tutelati noi studenti o neolaureati, io domani andrò a firmare un contratto con la Blockbuster per un part-time di 20 ore. Detto questo, ho candidato anche per questo, perché vorrei che a partire dai nostri comuni si tutelassero maggiormente anche noi giovani, più con un titolo di studio più o meno importante, ma comunque che possano costruirsi un futuro. Quello che ci è dato adesso assolutamente non esiste. Detto questo, passo la parola al nostro candidato portavoce, la nostra bellissima Barbara. Mi chiamo Barbara Servello, ho 24 anni, studio farmacia all'Università Statale di Milano. Appunto sono il candidato sindaco della lista Movimento 5 Stelle a San Fermo. Siamo qui a supportare la lista di Oggiate oggi. Due cose vorrei sottolineare, innanzitutto che tutto questo che avete sentito è nato sulla rete, sul blog, è nato da dire che non ci conoscevamo l'un con l'altro. Ci siamo trovati a discutere su tutte quelle questioni che avete sentito, che sono questioni di interesse pubblico, sono questioni di cui voi stessi dovreste venire a parlarci.